Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Francesca Mencacci, La Nazione. Mister, ti chiedevo, senza nulla togliere alle altre squadre che sono venute al Curi quest'anno, forse il Brescia è la più forte che incontrate, se avete pensato a qualcosa di particolare o come avete lavorato in queste due settimane. Grazie. È sicuramente una partita con un avversario che è partito con i favori del pronostico per, recitare un ruolo da protagonista nel campionato, ma questo nulla togliere che noi domani cercheremo di fare, di mettere in campo quelle che sono le caratteristiche, i punti di forza del Perugia. Abbiamo grande rispetto dell'avversario, ma la concentrazione, il focus è solo su di noi, su quello che vogliamo fare domani in campo. Non abbiamo preparato niente di particolare, ci siamo preparati su quelli che sono i nostri principi, consapevoli della forza dell'avversario, ma nulla di più. Ci siamo anche noi. Sì, buongiorno. Corrado Sito del Messaggero, buongiorno. Voglio sapere, collegandomi a questo, dice che non ha preparato nulla di particolare, ci saranno dei possibili cambiamenti dal punto di vista del modulo oppure probabilmente si proseguirà sulla linea del 3-4-1-2? Qualche cosa sicuramente abbiamo lavorato, due settimane di sosta, abbiamo provato, ma già come stiamo facendo in altre partite, quindi può essere una base di una difesa a 4 che ruota, a 3 che ruota, chiamatela come volete, nel mezzo vediamo come ci disponiamo, anche in base a come costruiranno loro, a come giocheranno loro. Però il Perugia avrà la sua identità, come l'ha sempre avuta fino ad oggi, e cercherà di fare la sua partita contro qualsiasi avversario. Questo l'ho già detto, lo ripeto, e non voglio essere monotono in questo. Però ci siamo allenati per sapere anche lavorare in maniera diversa, e quindi su questo la squadra so che è pronta ed è pronta a farlo. Buongiorno mister. Buongiorno. Caravella, Agenzia Stampa Italia. Allora, domani si affronteranno due squadre chiaramente con ambizioni e con organici diversi. Perugia costruita con un organico per fare un campionato tranquillo, il Brescia chiaramente per essere, come giustamente l'ha anticipato prima, protagonista di un campionato. Quindi con un organico sicuramente molto più qualitativo e interessante. Come pensa di affrontare e se pensa che queste due differenze di organici potrebbero influire sul risultato, sull'andamento della gara? Io penso di affrontarlo come il Perugia affronta tutte le partite, avendo una sua identità, mettendo in campo quelle che sono le caratteristiche, i suoi punti di forza. Noi non lavoriamo mai sull'avversario, sui punti, noi cerchiamo di sfruttare i punti di forza dell'avversario a nostro favore, questo è chiaro. Noi cerchiamo di mettere in campo sempre un'idea vincente, cerchiamo sempre di lavorare per ottenere il massimo, e anche domani contro un avversario, però come vi ho già detto, sì, viene il Brescia, grande rispetto, grandissima considerazione, ma è chiaro, noi cercheremo di fare la nostra partita, cercheremo di essere forti domani, di essere una squadra che vuol fare la partita in determinati modi, contro loro, senza problemi, senza nessuna preoccupazione, ce la giochiamo. Mister, lo stop di Burrai, ha pensato quale può essere la soluzione migliore in mezzo al campo? Sicuramente è un'assenza. Io grande considerazione del calciatore, fatto fino ad oggi benissimo, Sasà, sono molto contento, poi ci dà delle cose importanti. Lo stop, ringrazio lo staff medico e lo staff dei preparatori che sta cercando di recuperarlo il prima possibile, e questo è già non è una cosa gravissima, purtroppo è stata una contusione che ha creato una lacerazione, quindi vediamo un attimino. E lì ho diverse soluzioni, sono contento di tutti e tre i giocatori che potrebbero prendere il suo posto, e quindi
si sono allenati bene, farò delle valutazioni anche in base alle caratteristiche, in base a come voglio giocare. Buongiorno mister, Gabriele Pandelli, Calcio Grifo. Il pareggio di Benevento è arrivato dopo una grande prestazione ma con qualche rammarico. Cosa ha lasciato su cui lavorare in queste due settimane? E la seconda domanda, che impressione le farà per lei che vive di calcio, ama il calcio, incontrare come allenatore avversario Inzaghi? Per quanto riguarda la partita di Benevento, ormai fa parte del passato. Siamo concentrati sul momento, qui ed ora. E questo è il nostro focus, è solo stato sugli allenamenti e sulla partita di domani. E quindi da questo punto di vista la squadra c'è. Per quanto riguarda, è già la terza volta che incontro Pippo, è un piacere. E lo saluto con piacere. Con me, pure venendo da realtà completamente diverse, è sempre stato... è stato un piacere parlare con lui alcune volte, in varie occasioni, e ho grande stima di lui. Grande. Buongiorno mister, Carlo Forcinti, Corriere dell'Umbria. L'avversario lo sappiamo, lo conosciamo, la forza del Perugia la conosciamo ugualmente, ma questa può essere in un certo senso la partita della svolta per il Perugia, non solo perché darebbe la prima vittoria in casa. E poi l'altra domanda, un pensiero sul rinnovo di Angella, grazie. Questa è una partita molto importante, bella, affascinante, bella. Io mi auguro che ci sia entusiasmo nel voler, non entusiasmo, è una parola sbagliata, scusate, ci sia... possiamo regalare ai tifosi un bel pomeriggio, e chi viene al Curi ci venga con piacere, con i vessilli biancorossi, con le sciarpe, perché domani è una bella partita. Noi ce la giocheremo per fare il massimo, su questo è fuori di dubbio. Quindi è un piacere domani giocare, e sono grato per giocare una partita come questa domani, ma non il Perugia, noi, chiaramente. E per quanto riguarda il rinnovo di Angella, penso che sono molto contento. Angela è il nostro capitano, è il leader dello spogliatoio, e sono molto contento perché sta facendo un campionato importante. Come ho già detto, un capitano lo riconosci non perché porta la fascia, ma per tante altre cose, e Gabriel rappresenta questo. E sono contento che la società, col direttore Marco, col presidente, con Gianluca, abbia operato questa cosa. Me l'hanno detto, mi ha fatto piacere. Sono molto contento per il Perugia, perché è un tassello per il futuro, per il Perugia Calcio. Buongiorno mister, Andrea Franceschini, Umbria Radio. Queste due settimane le consegnano anche un pacchetto difensivo dove ha ampia scelta per poter schierare insomma la sua difesa. Si baserà su una gerarchia o comunque sul come ha visto i suoi ragazzi in queste due settimane, oppure anche sulle caratteristiche degli attaccanti avversari per la scelta? Sulle gerarchie mi baso, è logico che ogni allenato, io ho le mie scelte, ho le mie idee, e quindi sulle gerarchie faccio un discorso diverso. C'è anche gli allenamenti, e quindi valuto anche quello tantissimo. Però è logico che domani ho tutti a disposizione. Sicuramente Alejandro viene da un infortunio, e quindi questa è una situazione da vedere per l'inizio della partita. Per il resto farò anche delle valutazioni in base alle caratteristiche tecniche della squadra avversaria. Solo per aggiungere, Dell'Orco è pronto per giocare? Dell'Orco gioca. Sì, è pronto. Grazie. Grazie a tutti.